Lo Ulefone B Pro 2 è un terminale dual SIM con schermo LCD IPS molto luminoso, con diagonale da ben 5,5 pollici, risoluzione di 1280x720 punti e densità di 320 punti per pollice. La costruzione, che appare robusta con un ottimo assemblaggio, fa largo utilizzo di plastica, compresa una piacevole cornice con finitura in alluminio satinato che sporge leggermente su tutto il perimetro del terminale. Il grip è molto buono, grazie soprattutto alla texture della cover posteriore. Attorno al display la cornice è molto ampia, specialmente nelle due estremità superiore e inferiore. In basso abbiamo i tre tasti soft touch, purtroppo non retroilluminati. Completano la dotazione una fotocamera anteriore da 5 megapixel e posteriore da 8 megapixel. Grazie allo scaling, le foto possono essere scattate rispettivamente ad 8 megapixel per quella anteriore e 13 megapixel per quella posteriore. Il consiglio però è di usare la risoluzione nativa delle due camere e non quella interpolata. All'interno dello Ulefone B Pro 2 c'è un system on chip MediaTek MT6735 con architettura quad-core ARM A53 Cortex a 64 bit con clock ad 1 GHz e GPU Mali T720. La memoria RAM è di 2 GB, mentre quella ROM è da 16 GB, di cui quasi 12 utilizzabili dall'utente. Attenzione però, poiché la scheda microSD può essere usata anche come memoria interna supplementare alternativa, utilissima ad esempio per l'installazione delle app. In questo caso consigliamo di investire la folle cifra di 22 euro per aggiungere una microSD da 64 GB. Le prestazioni evidenziate dai benchmark, come ci aspettavamo d'altronde, sono mediocri e a livello di telefoni di fascia media, ma di prezzo nettamente più elevato. Non si tratta insomma di un terminale per videogamers, ma dà comunque la possibilità di giocare dignitosamente quei giochi non troppo complessi. Con Asphalt 8, ad esempio, gli scatti sono evidenti, ma giocabilità e reattività non sono compromesse. Con Seven Nights, invece, gli scatti compaiono solo nella selezione delle mappe, mentre il gioco vero e proprio è molto fluido. L'audio è sorprendente, sia per potenza, estensioni in frequenza, regolarità e separazione tra i due canali. Sono tutte caratteristiche per le quali rivaleggia con i primi della classe. La potenza con il controllo volume al massimo è elevatissima, ma con distorsione molto elevata, superiore al 5%. Per questo motivo, per i benchmark, abbiamo utilizzato le misure con il volume diminuito di uno step, pari a circa 2,6 decibel in meno rispetto alla massima potenza. In queste condizioni, già da 250 ohm di carico resistivo, si hanno a disposizione quasi 2 mW, che salgono fino a 4,5 quando si arriva a 30 ohm per poi scendere gradualmente. Da encomio la gamma dinamica, superata soltanto dallo straordinario Galaxy S6. Per la distorsione armonica più rumore, il B Pro 2 va invece in cima alla classifica, anche se di misura. Il display è molto luminoso, con un rapporto di contrasto sufficiente, ma con angolo di visione molto basso, così basso da farci dubitare che si tratti realmente di un display LCD di tipo IPS. Il gamut creato dai vertici dei tre colori primari è quasi esemplare, la felta cromatica invece è solo mediocre purtroppo, soprattutto per colpa di un bilanciamento del bianco che tende al blu. Nel menu MiraVision, una funzione integrata da MediaTek, attivando il profilo personale è possibile calibrare anche il bilanciamento del bianco, modificando la temperatura colore. Purtroppo, a causa della programmazione, il controllo è praticamente inutile, poiché viene modificato soltanto l'offset, quindi le basse luci, e un punto di equilibrio su tutta la scala di grigi è praticamente impossibile. Il nostro giudizio sull'Ulefone B Pro 2 è molto positivo. Le funzioni base come la gestione delle chiamate, i messaggi, la navigazione e il social networking sono ottime, come anche la gestione delle due SIM. Il terminale all'accensione e all'apertura delle applicazioni non è un fulmine di guerra, ma la fluidità è molto buona e la potenza è più che sufficiente per un rendering veloce anche delle pagine web più pesanti. La carica è abbastanza veloce e l'autonomia è discreta, più che sufficiente per arrivare a fine giornata in sicurezza. In conclusione, se diamo uno sguardo al prezzo, sembra proprio che Ulefone abbia compiuto un piccolo miracolo. Con 100 euro sembra davvero impossibile riuscire a fare di meglio.